Riviera Radio TV con Fabrizio Cavosto, direttore artistico del Miraviglia Festival, che torna finalmente dopo due anni in cui ha fortemente voluto esserci, sì, c'è da dire, ma finalmente è bellissimo è importante, direi, però in questa edizione 2022 Miraviglia rilancia. Sì, Miraviglia riparte alla grande, riparte come forse non è mai stata prima, e riparte con la festa, riparte con grandissimi spettacoli, con eventi mozzafiato e anche con cose piccole da esplorare, spettacoli nelle case, spettacoli nei boschi, band che vi faranno ballare per le strade, grandi strutture appese alle gru che andranno a stupirvi assolutamente, però con l'idea di rimanere insieme, di essere tutti insieme e vivere questo momento magico insieme nelle piazze. 16ª edizione, a me ha stupito il claim che è stato scelto. Il claim è strani animali, strane bestie dallo spazio esterno, dall'esterno del sistema solare. Richiama un po' un'invasione di esseri strani. In realtà questi esseri strani siamo noi e ci porta a riflettere su quale è il nostro rapporto. Questo è la nostra terra, è il luogo in cui viviamo e non possiamo comportarci come animali, come extraterrestri che vanno e razziano un pianeta senza aver nessuna attenzione. Attenzione al territorio, attenzione all'ambiente, attenzione alla sostenibilità, e vorrei tornare sul territorio perché il festival si terrà dal 31 agosto al 4 settembre a Cuneo, ma la novità di quest'anno è il Miraviglia on the road. Allora, Miraviglia on the road è stato sviluppato negli anni, ci siamo sempre mossi intorno, adesso è diventato chiaro che bisogna lavorare sul territorio, un territorio che è meraviglioso, la provincia di Cuneo è un luogo in cui continuamente potete scoprire luoghi totalmente inaspettati, di una bellezza incredibile, tutti insieme, tutti vicinissimi, e oltre alla parte enogastronomica, cioè, che tutti già ben conosciamo, ma che è più stesa di quello che crediamo, perché attenzione, bisogna girarlo dalla provincia di Cuneo per capire come si mangia ovunque. E quindi abbiamo questo percorso che parte appunto da Alba e si svolge tra le montagne e le parti intorno a Cuneo, andando a esplorarne le città e i luoghi caratteristici. Alba Verdante, Busca, Savigliano, Cuneo dal 31 agosto al 4 settembre, tanti appuntamenti che potremo vivere per questa 16ª edizione del Festival Miraviglia, il senso della meraviglia, finalmente, il senso wonder che potremo ritrovare. Assolutamente. Abbiamo avuto con noi Fabrizio Cavosto, in bocca al lupo, viva il lupo per Miraviglia, grazie. Grazie mille.